Oggi vi parlerò dell'ascendente. Che cos'è l'ascendente? L'ascendente è determinato intanto dall'ora e dal luogo di nascita. È il punto dell'intersezione dell'orizzonte con l'eclittica solare. Il segno in cui cade è quello che sorge all'orizzonte all'atto della nascita. La Terra compie un giro completo su se stessa in 24 ore, che corrispondono ai 360 gradi dello zodiaco. Quindi durante il giorno si avvicenderanno tutti i 12 segni nel punto ascendente. L'ascendente che senso ha all'interno di un oroscopo? È importante, né più né meno, come la posizione del Sole. Rappresenta le nostre caratteristiche fisiche. Si possono leggere all'ascendente le nostre caratteristiche fisiche, il nostro modo, il rapporto con noi stessi e la nostra psicologia. Naturalmente, l'ascendente, a seconda del segno in cui cade e a seconda la presenza di pianeti, ha un significato o può assumere altri significati. Passiamo ora alle indicazioni generali dei vari segni. Come ben sapete, questo che stiamo facendo ora è, chiamiamolo oroscopo, legato al segno solare, semplicemente al segno solare. Partiamo dall'Ariete. Per l'Ariete settembre è un mese sereno, con possibili gratificazioni, è un mese che vi vedrà pronti per affrontare nuove sfide. Il Toro, un mese senza grandi sussulti, riscoprirete il vostro quotidiano e di conseguenza avrete un modo di rapportarvi con voi stessi del tutto nuovo, del tutto differente. Gemelli, continua il trend che vi vede protagonisti nella passionalità, nel fascino, nella grande energia che vi sta accompagnando. Il Cancro, un mese tranquillo, all'insegna del rilassamento, però è arrivato il momento di fare il punto sulla vostra vita. Leone, settembre, utilizzate settembre ad affrontare tutte quelle questioni che hanno di bisogno di chiarimenti e anche di scelte. Vergine, ha la grande occasione di capire cosa è giusto e cosa non è giusto fare e se è il caso di eliminare l'inutile, quello che ormai non serve più. Bilancia. Per la bilancia è un momento di grande energia, di grande forza, di rivisitare i progetti, di proiettarli verso il futuro e di focalizzare nuovi obiettivi. Lo Scorpione, finalmente un mese un po' tranquillo, di rilassamento, è il momento di riorganizzare i vostri progetti. Sagittario, attenzione ai rapporti con le persone che vi stanno accanto. Rischiate l'incomprensione a secondo quello che dite. Capricorno, un mese pieno di energia che devi usare con saggezza, evitando stress che non hanno senso. L'Acquario, un gelo veramente interessante per l'Acquario. Cambiamenti in arrivo che vi aiuteranno a dare una svolta alla vostra vita. Pesci, lentamente settembre vi metterà in condizioni di uscire da questo stato di sonnolenza e con molta probabilità lentamente ritornerà la voglia di fare.